on fire. La 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 Pioli is on fire. Buongiorno amici nerazzurri, buongiorno. Giornata meravigliosa. Il sole che bacia noi belli nerazzurri, a differenza di quegli lizzozzo neri che oggi saranno ancora più piangina di ieri, saranno ancora più tristi. È stata un'emozione indimenticabile vedere il derby a San Siro e come ciliegina sulla torta un derby vinto 3-0 meritatamente. Ormai gli zozzo neri sanno solo piangere quando non vincono. Invece di andare ad analizzare la partita, vedere dove hanno sbagliato, Padre Pio li sa solo piangere. Si è lamentato per il gol annullato sul 2-0, non sullo 0-0, sul 2-0. Quando ha rubato la partita alla Roma, disse che non avrebbe mai parlato degli arbitri. Adesso non fa altro, si attacca solo agli arbitri. Si attacca soltanto a questo, perdeva 2-0. Il fuorigioco c'è. Handanovic la vede la palla lo stesso. Nel momento in cui Benacés tocca il pallone, in traiettoria c'è, come cazzo si chiama, Kalulu, e quindi è fuorigioco, che poi si toglie, che poi Handanovic non si sarebbe tuffato lo stesso, che la vede, non me ne frega un cazzo, per regolamento, nel momento dell'impatto c'è Kalulu, è fuorigioco. E se vogliamo parlare di arbitri, io ero allo stadio e l'ho visto, gli stessi scontri a loro li fischiava tutti, a noi lasciava correre, sempre, sempre. Per noi c'era un rigore spappolato, ma con la logica di Padre Pioli, quello era gol, perché Handanovic non si è lamentato, il rigore non c'è stato dato, perché Çalhanoğlu non si è lamentato. Quando Tonali, con le mani, non con la spalla, con le mani, qua all'altezza del fianco, lo spinge fuori dal campo. Rigore spappolato, non abbiamo detto nulla. Abbiamo vinto 3-0, 3 per Inzaghi a Coccia, e forse finalmente avete capito che siete una squadra di scappati di casa, che non siete alla nostra altezza. Quindi adesso ragazzi, vediamo di andare a prendere quegli altri in finale, perché vogliamo loro, continuiamo a godere, e se vi capita andate a vedere un derby a San Siro, perché è una delle cose più belle ed emozionanti che ci possano essere per un tifoso interista. Io vi saluto, sempre forza Inter, amala!